Sapete che uno dei problemi che ho sempre evidenziato in questi anni per quanto riguarda la situazione relativa al centrocampo della Juventus è proprio relativa alla qualità. Ho sempre detto che siamo ben lontani da quelli che erano i livelli a cui eravamo abituati. Cioè la Juventus era abituata ad avere Pogba, Pirlo, Vidal, Marchisio. A un certo punto Allegri hanno smontato una squadra e ti sei ritrovato con Khedira, Pjanic e Matuidi, che con tutto il rispetto possibile e immaginabile sono buoni giocatori, ma non sono campioni assoluti. Un centrocampo che va bene in Italia, perché va bene così in Italia, ma che se vuoi vincere in Europa, secondo me ti serve un qualcosina di più. Però, siccome a gennaio non credo ci saranno enormi movimenti in cui dice arriva lui, arriva quell'altro, perché credo che tutto sia rimandato a giugno, qual è l'unico modo per andare a non evidenziare quella scarsa qualità a centrocampo? Cioè ci sta un modo per far sì che la qualità venga messa momentaneamente da parte e che tu sopravviva anche alle grandi squadre con questo centrocampo? Un modo c'è. Ed è il modo utilizzato dalla maggior parte delle squadre che a centrocampo non hanno fenomeni, ma hanno giocatori di sacrificio. E si chiama, in un solo termine che già sapete, già vi immaginate, pressing. Esatto, il pressing, il famoso pressing, l'andare a tamponare, tallonare l'avversario in maniera continua. È una cosa che molto spesso si rifà alle tattiche antiche, no? Molto spesso ci si dimentica perché si dà per scontato che ogni squadra faccia pressing, la realtà delle cose è che non è così. Quest'anno la Juve l'ha fatta a modi alterni, quando l'ha fatto in maniera continua la Juventus ha sempre dominato le gare. Fateci caso, contro l'Everkusen all'andata, contro il Cagliari, contro l'Udinese, contro squadre ad esempio abbiamo visto anche contro il Lokomotiv all'andata, quando comunque riuscì a vincere per quelle invenzioni di Dybala, ma comunque giocò alla fine una buona partita. Cioè anche contro l'Inter a San Siro faceva molto pressing. Sono quei giocatori, quelli che fanno pressing, che molto spesso devono correre più degli altri perché non hanno la capacità che appena recuperano il pallone subito inventiamo questa giocata meravigliosa. È normale, ragazzi. Quindi se la Juventus vuole andare a giocarsela con i grandi centrocampi d'Europa, bisogna che si faccia un po' di pressing in maniera continua. Onesto, ragazzi, ve lo dico in maniera completamente normale, perché se tu vuoi puntare tutto sulla geometria, sul gioco, sull'andare a verticalizzare con questi giocatori qui, potresti andare incontro a dei problemi. Non puoi chiedere a Matuidi di farti lanci lunghi 40 metri millimetrici, non puoi chiedere a Bentancur di inserirsi in area di rigore, perché non sono quei giocatori tipici, sono quei giocatori che sono diversi. Matuidi è un corridore, è uno che tallona gli avversari, uno che fa casino, che riesce comunque a recuperare il pallone. Bentancur è uno che crea gioco, che crea manovra, che sulla mezzala inventa, ma non è un giocatore che di solito si inserisce, va, inventa, fa, gioca, riesce a metterti il pallone sull'assist. È un giocatore più di quantità, di ottima qualità, ma che per ora si è focalizzato molto sull'apporto, diciamo, di carattere quantitativo, quindi la grinta, la corsa, eccetera, eccetera. L'unico modo per andare comunque a sottovalutare un po' la situazione del centrocampo è il pressing. Cercare di andare a mille all'ora, cercare di... Io sono perfettamente consapevole che non si possa fare sempre, perché è impossibile. Tu non puoi chiedere alla tua squadra che gioca sempre, ogni 2-3 giorni, pressing, tutto, perché sennò arrivi a fine stagione che veramente non ce la fanno. Però nelle partite, quelle contro squadre che a centrocampo potrebbero metterti in difficoltà, va fatto pressing, va fatto tanto pressing. E non intendo il pressing ragionato, io intendo un pressing forsennato, folle, che parte dai terzini e arriva fino a Ronaldo, capito? Vorrei vedere una squadra un po' più organizzata da questo punto di vista, perché secondo me, anche se il centrocampo è scarso, facendo pressing riesce almeno a mettere in difficoltà chi li sta di fronte. Fatemi sapere, perché volevo una vostra opinione sulla cosa. Cioè, secondo voi è giusta questa cosa oppure no?